tutto pronto, è appena cominciato questo match ad eliminazione diretta. Si affrontano la prima fase eliminatoria, ragazzi, dei Succia Capre in consueto completino verde. Attenzione però, subito Acciaio! Pronti via, il vantaggio degli Erta Vernello con Acciaio che consente ai suoi di portarsi in vantaggio 1-0. Vedi che Polverino in verticale De Padova in verticale, attenzione Sigona, posizione regolare, Sigona palo che trema ancora, sfortunato Alberto Sigona. Sigona, grandissimo spunto, Sigona dribbling a rientrare, viene chiuso, palla per Acciaio. Gaeta che prova ad andare in verticale, Sigona se ne va con un gran movimento, Sigona la parata di Licinio, poi Gaeta e c'è fallo. Cannata ci prova con la girata, fatto anche la rima, palla perpendicolo, termina fuori. Mamma mia che gol da parte di Sigona, un destro incredibile, davvero un gol spettacolare, le sue qualità tecniche le conosciamo bene. C'è il gol del 2-0. No, ti ho detto, anzi, mi vanno un po' larghe anche. Quello è sempre meglio un po' in più che un po' in meno. Che un po' in meno ti fai male, un po' in più può essere solo scomodo. Ma comunque ti mettono un... ti mettono una casetta e chiudo. 2-0. Attenzione, Acciaio in verticale, Sigona 1-0. Sigona! Non da lui questo errore. Incredibile. Cannata, prova ad andare. Ancora Cannata contro Sigona, se ne va Cannata, vince due rimpalli, ancora Cannata, la mette in mezzo, autogol di Bosco, e Cannata riapre il match proprio sul finire di primo tempo, 2-1. Ci siamo, Edge? Acciaio prova ad andare, ancora Acciaio, Acciaio la mette in mezzo, finisce qui il primo tempo, 2-1 il Tavernello, arrivederci alla ripresa. Tutto pronto, appena cominciata la ripresa, i ragazzi dei Succia Capre hanno riaperto il match, 2-1 il punteggio contro gli Erta Vernello. Vediamo la seconda parte di gara, che emozioni riuscirà a regalarci. Buon calcio a tutti. Il palo colpito da Coppola e trema ancora. A Sigona con il destro, spacca la porta Sigona, 3-1 Erta Vernello. Acciaio, Acciaio, Acciaio! Gara fortemente indirizzata adesso, 4-1 per Erta Vernello, Acciaio. Sigona prova con un colpo da maestro, colpisce il palo, che sensibilità! Cannata direttamente sul calcio di punizione, accorcia le distanze e dà un po' di speranza ai suoi in questo finale, 4-2. Cambio o no? Va, è finito. Francesco, un po' di materiale di colpa rete in questa partita. E finisce qui. Passano il turno i ragazzi degli Erta Vernello e avanzano nel torneo. Siamo qui con gli Erta Vernello che avanzano in questo torneo di Serie D, battuti su Ciacapre. Forse potevate passarla con qualche tranquillità in più, visto che nel finale siete un po' disuniti, loro sono rientrati in partita, ma alla fine al turno successivo accedete voi. Che ne pensi? Sicuramente pensavamo che sarebbe stata una partita un po' più semplice del previsto,
Innanzitutto pensavamo che fosse andata e ritorno, adesso abbiamo scoperto che era partita secca e adesso siamo concentrati per i quarti di finale, dove pensiamo di far tornare un vecchio membro della squadra, ovvero Sticato. Attenzione, i rinforzi. Provare ad arrivare fino in fondo. E oggi è stata una partita abbastanza combattuta fino a un certo punto. Poi siamo riusciti ad andare sul 4-1 e chiudendo così la partita, anche se nel finale abbiamo rischiato un po'. Va benissimo, qualche dedica per questo passaggio turno? Sticato sicuramente e ai Dinamo Gunner ci mandiamo un segnale, magari attenzione di incontrarci in finale come l'anno scorso con lo stesso esito magari. Va bene, in bocca al lupo allora, ciao ragazzi.